Buonasera, buonasera, benvenuti a questa chiacchierata. Una mezz'oretta mi hanno detto, per cui cercherò di essere abbastanza rapido e mi atterrò anche al testo scritto in maniera tale da rispettare un po' i tempi. L'oggetto del mio intervento riguarda la Valcamonica nell'Ottocento. La Valcamonica nell'Ottocento ha avuto i piedi in due scarpe, nel senso che per un periodo è stata bergamasca e per un altro periodo è tornata alla bresciana. E quindi è un argomento che ben si inserisce anche nell'ambito delle iniziative della Fondazione e dell'Archivio Bergamasco in occasione dell'iniziativa appunto Bergamo-Brescia, capitale della cultura. In obbedienza a istruzioni a suo tempo affidategli, l'imprenditore e uomo politico Ludovico Capoferri di Castro, sul lago d'Iseo, trasmetteva in allegato a messaggio redatto il 16 frutti d'oro dell'anno ottavo, ovvero il 3 settembre 1800, al cittadino Marco Alessandri di Bergamo, che era un'autorità dell'epoca, già membro del direttorio della Repubblica Cisalpina, una nota riguardante l'abbozzo per distacco della Valcamonica dalla giurisdizione bresciana con conseguente unione al bergamasco. All'epoca la valle non aveva ancora trovato definitiva sistemazione territoriale, da quando nel 1797 era stata improvvidamente spezzettata in tre lembi, suddivisi tra la Valtellina, il bergamasco e il bresciano, e poi l'anno successivo aggregata interamente alla Valtellina. Unione stravagante e che parve fatta al dispetto della natura che ha separato con una catena di monti altissimi queste due valli, come si trova in uno studio dell'epoca. Lo studio del Capoferri, cui facevo cenno all'inizio, dispiegato sotto il titolo di descrizione locale della Valcamonica che resta in dritta del fiume Oglio, passava in rassegna le località da Pezzo, in Alta Valle, fino a Volpino, ultima comunità in essa Valle Camonica, a destra dell'Oglio, e che prima d'ora metà era bresciana e metà bergamasca, osservando come in più sezioni i beni dei singoli censuari civici fossero dislocati su entrambe le sponde del fiume. I comuni avevano proprietà sia da una parte, sia sulla sponda destra che sulla sponda sinistra del fiume. Prova lampante del fatto che il corso d'acqua non aveva rappresentato linea confinale tra i due versanti valligiani, come invece allora si andava mettendo in atto attraverso l'introduzione di una disposizione alquanto peregrina che tagliava la giurisdizione valligiana in due spicchi, separati tra loro dal fiume, introducendo quindi delle difficoltà evidenti, anche con dei risvolti ameni e ridicoli, perché c'era gente che la mattina si alzava in un comune e doveva andare di là a coltivare le patate e poi tornava di qua, quindi cambiava anche di dipartimento, cambiava di provincia, perché appunto l'Oglio era stato indicato come confine che mai era capitato. Per rimarcare l'incongruità di tale avventato orientamento, nel settembre 1797 era sceso in campo il più prestigioso intellettuale camuno del tempo, l'arciprete di Cividate Don Giambattista Guadagnini, che era originario di Esine e fu arciprete di Cividate per quasi 60 anni, morendovi nel 1807, facendo conoscere di mano in mano una ricerca storica in cui si mostra contro il chiarissimo primicerio Lupi che in Valcamonica mai fu l'Oglio il confine del territorio bergamasco, contenente solide argomentazioni storiche contro i sostenitori di tale errata convinzione, tra cui spiccava per autorevolezza il canonico della cattedrale orobica Don Mario Lupo. Questa ricerca del Guadagnini non venne pubblicata fino al 1857, quando fu ospitata per i tipi della tipografia Venturini di Brescia, però era circolata manoscritta di mano in mano appunto
al momento in cui la pratica era di scottante attualità. La ragionevole posizione guadagniniana trovò eco nelle vigorose proteste scaturite agli inizi del 1798 nel seno della popolazione, contraria anche all'assegnazione della valle al Dipartimento d'Adda e Oglio che aveva sede a Morbegno, quindi molto fuori, molto lontano, in maniera molto disagevole rispetto alla Val Camonica. I comuni dovevano recarsi fino a Morbegno per le pratiche quotidiane praticamente. A sostegno del malcontento, il notaio Candido Bonettini di Malegno, che tra l'altro era presidente dell'amministrazione centrale del Dipartimento di Adda e Oglio, aveva elaborato lo scritto Riflessi al corpo legislativo, in cui, lamentando l'illogicità delle deliberazioni superiori, proponeva a sua volta la costituzione di un dipartimento molto rilevante, molto grosso, mettendo insieme la Val Camonica, le valli di Scalve e Bondione, la Val Seriana Superiore, parte della Val Cavallina fino a Bianzano, quindi una buona metà della Val Cavallina, l'alta riviera del Sebino Bergamasco e la riviera del Sebino Bresciano. C'era un dipartimento che da solo avrebbe significato una realtà provinciale, fino a Iseo, escluso Iseo, che invece era assegnato al dipartimento del Mella. Una realtà che poteva contare su una popolazione di quasi 90.000 abitanti, di cui 40.000 circa comuni. Con la riforma delle istituzioni periferiche del 15 maggio 1801, la Valle Camonica abbandonava in maniera definitiva per l'epoca l'antica collocazione nell'ambito della circoscrizione bresciana, venendo, come trovo citato in una fonte, ripalleggiata alla provincia di Bergamo. Un termine che dice bene come il periodo era un po' controverso e non si sapeva come assegnare questa povera disgraziata periferica Val Camonica, e quindi se la palleggiavano, no, un termine molto interessante, di dipartimento in dipartimento, alla provincia di Bergamo nella cornice del Dipartimento del Serio. Sulla decisione pesò la mancanza di una comunicazione terrestre carreggiabile tra Breno, che era il capoluogo, tradizionalmente il capoluogo valligiano, e Brescia, all'epoca appunto capoluogo del Dipartimento del Mella, collegamento che era voluto dalle indicazioni generali. In effetti c'era una norma che prevedeva appunto l'obbligo che ci fosse nell'esistenza di un collegamento terrestre carreggiabile tra il centro e la periferia. Il centro in questo caso poteva essere o Brescia o Bergamo, la periferia Breno-Val Camonica. In effetti, lo dirò anche dopo, con Brescia mancava un collegamento terrestre carreggiabile. I comuni, quando arrivavano a Pisogne, dovevano imbarcarsi sulla nave corriera e attraversare il lago di Iseo e poi sbarcare. Normalmente si sbarcava al porto di Iseo, perché era poi più semplice per raggiungere Brescia e il Bresciano, e mancava di fatto una strada percorribile dai carretti, dai cariaggi su terra, strada che verrà realizzata solo nel 1850 durante l'epoca austriaca. La valle, ecco, il decreto dell'8 giugno 1805 sul comparto del Regno d'Italia, si era passati appunto dalla Cisalpina al Regno d'Italia, che era suddiviso in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni, confermava l'inclusione della valle nel Dipartimento del Serio, governato dalla figura del prefetto. La valle venne divisa in due cantoni, di Breno e di Edolo, facenti parte però dell'unico distretto di Breno retto da un viceprefetto che in linea gerarchica rispondeva alla prefettura di Bergamo. Sciolte le vicinie, che erano gli antichi organismi di rappresentanza locale e di gestione anche della proprietà e del territorio della Val Camonica, e anche in altri luoghi per la verità,
Quindi, sciolte le vicine degli antichi originari nel 1806, l'1 gennaio 1810 entrò in vigore il piano di ripartizione territoriale che introdusse una drastica riduzione dei comuni valligiani. Ne rimasero 25, meno della metà, rispetto all'epoca veneta quando i comuni erano 52. Tale concentrazione non ottenne, per espresso riconoscimento dei funzionari napoleonici, non ottenne all'amministrazione tutto il miglioramento che se ne sperava, operandovi contro il troppo numero delle frazioni. Ogni comune in Val Camonica aveva sotto 7-8 piccoli nuclei sparsi, casolari, quindi ovviamente la realtà della Val Camonica era molto, cioè andava a sfruttare tutte le possibilità che il territorio offriva, e quindi gli abitati erano sparsi, dislocati lungo tutto il territorio. E poi la distanza, l'antigenio fra le frazioni, cioè spesso e volentieri erano piccoli nuclei in lotta con i nuclei vicini, operando il vecchio campanilismo, diciamo così, che è stato un po' uno dei mali anche della Val Camonica, la mancanza di soggetti abili alle funzioni di sindaco e di segretario, la pendenza delle questioni tra gli originari e i forestieri, una suddivisione che risaliva ancora all'epoca delle vicinie, quando a gestire i comuni erano solo i discendenti delle famiglie antiche, quelle appunto dichiarate originarie, e i forestieri potettero entrare solo in virtù di una riforma fatta nel 1764 durante l'epoca veneta, ma dovevano dimostrare di aver risieduto 50 anni quel comune e di pagare regolarmente le decime nell'ambito del comune. E quindi queste questioni, che poi erano già presenti in epoca veneta, si erano acuite con l'abolizione delle vicinie, si trascinavano anche durante l'epoca napoleonica. Presso le sedi di cantone risiedeva un cancelliere del censo, quindi ce n'era uno a Edolo e uno a Breno, incaricato di custodire e aggiornare le mappe e i registri delle proprietà immobiliari. E in effetti agli inizi dell'Ottocento venne anche realizzato il primo censimento geometrico particellare anche in Val Camonica, e quindi dove era registrata tutta la proprietà dei privati e degli enti pubblici, e quindi bisognava evidentemente continuare ad aggiornare con i trasporti d'estimo, aggiornare tutti i registri delle proprietà immobiliari su cui poi i cittadini erano chiamati a pagare le tasse. Con la restaurazione la valle entrò a far parte del Regno Lombardo-Veneto dopo il 1815. Il nuovo assetto istituzionale, stabilito con sovrana patente del 12 febbraio 1816, ripristinava quasi tutte le circoscrizioni municipali di antico regime. Rimasta sotto la provincia di Bergamo, affidata alla direzione di un delegato provinciale, nonostante i locali avessero chiesto la riunificazione a Brescia, con ricorso respinto nel 1817 dal governo, venne divisa in due distretti, guidati ciascuno da un cancelliere censuario che più tardi muterà il titolo in commissario distrettuale. Il 14esimo, con sede a Breno, avente competenza su 30 comuni, e il 15esimo, con recapito a Edolo, sotto cui stavano 22 enti civici. 30 più 22 fa 52, vengono a essere ripristinate tutte le vecchie circoscrizioni vigenti in epoca veneta. Nel 1838 il confine valligiano si spostò, che abbiamo sentito prima era Volpino, perché Volpino era diviso in due parti, c'era Volpino bergamasco e Volpino bresciano, che però era ovviamente Camuno. Il confine si spostò qualche miglio più a nord, allorché il comune di Rogno fu staccato dal distretto di Breno e unito a quello di Lovere. Particolare che fece sì che quando la Val Camonica tornerà sotto la giurisdizione bresciana, Rogno rimase praticamente in provincia di Bergamo, perché c'era già stata questa separazione nel 1838. Le autorità valligiane
più volte chiesero di tornare sotto Brescia, rispettivamente nel 1844 e nel 1845, vennero, senza efficacia, indirizzati all'arciduca Ranieri Giuseppe d'Asburgo, viceré del Lombardo-Veneto, un ricorso degli abitanti dei due distretti di Breno e di Jedolo, costituenti la Valle Camonica nella provincia di Bergamo, per essere graziati della loro aggregazione alla provincia di Brescia negli oggetti civili e amministrativi, come lo sono a quella diocesi per quelli religiosi. In realtà, ancora tutt'oggi, la diocesi di Brescia ha competenza anche su una parte delle parrocchie bergamasche, Lovere e fino Lovere, Costa Volpino, tutte le parrocchiette della costa e fino a Bossico. Quindi c'era anche questa discrepanza, diciamo così, che andava a essere in corso. E poi una supplica dei due distretti della Val Camonica in appendice al ricorso presentato affinché ottenere la riunione alla provincia di Brescia. Il governo però fu sempre sordo a queste istanze e nel 1851 le amministrazioni civiche delegarono a seguire la pratica una commissione di legisti e di commercianti senza però ottenere alcun frutto. E addirittura vennero inviate anche delegazioni a Vienna presso l'impero, senza però ottenere il desiderato ripassaggio della Val Camonica da Bergamo a Brescia. Con il passaggio nel giugno del 1859 della Lombardia al Regno di Savoia e successivamente nel 61 con la proclamazione del Regno d'Italia, gli ordinamenti locali andarono incontro a un grosso rimaneggiamento, cristallizzato con la legge del 20 marzo 1865, la famosa legge comunale provinciale che è rimasta in vigore fino agli inizi del 1900, e anzi l'ossatura è rimasta in vigore fino agli anni 80 del secolo passato, anche se con delle riforme e delle sistemazioni, che in pratica rappresentava l'estensione ai territori italiani dell'organizzazione piemontese modellata sull'assetto franco-napoleonico, anche se nel governo c'erano state anche delle istanze per vedere di creare delle situazioni di amministrazione diverse, facendo tesoro anche di tutto quella che era l'organizzazione del Lombardo-Veneto in epoca austriaca. Il Regno d'Italia venne frazionato in province, circondari, mandamenti e comuni, con il rientro in campo del prefetto che era uscito di scena durante l'epoca asburgica. Il 23 ottobre 1859 la Val Camonica era nel frattempo tornata alla giurisdizione bresciana, venendo a costituire il circondario di Breno, con capoluogo nell'omonima cittadina, dove fu insediato un sottoprefetto. La sottoprefettura rimase in funzione fino alla metà degli anni 20, quando venne poi, nell'ambito di una delle riforme dell'epoca fascista, venne cancellata e la Val Camonica venne aggregata anche dal punto di vista appunto delle rappresentanze nei confronti del governo, venne aggregata direttamente alla prefettura di Brescia. Nel 1861 il comune di Lovere chiese senza esito la riaggregazione a Bergamo dell'area camuna, mirando a diventare capoluogo di un circondario sulla base di quelle iniziali proposte di cui abbiamo detto all'inizio, agli inizi dell'Ottocento. Qui c'era la proposta di mettere insieme, di fare un maxi circondario, mettendo insieme i mandamenti di Lovere, Clusone addirittura, Breno e Jedolo, quindi tutte la Val Camonica, la Val Cavallina, tutta la zona di Lovere e la Val di Scalve, la Val Seriana, sarebbe diventata una cosa molto, molto grossa. L'incertezza durò ancora qualche tempo, tanto che nel 1866 la giunta comunale di Breno trovò opportuno ribadire la necessità impreteribile di garantire per il territorio camuno almeno l'unità amministrativa, se non lo si voleva riconoscere degno di assurgere, cito dalla fonte, ad unità provinciale. Anche all'epoca, anche adesso si sente che la Val Camonica viene candidata periodicamente a diventare provincia, magari gli amministratori potrebbero andare a rileggersi
che fine hanno fatto tutti questi tentativi che erano già in corso nell'Ottocento, anzi addirittura in carte degli inizi del Seicento si parla della Val Camonica come una piccola provincetta, proprio per la sua dislocazione, ma dal punto di vista amministrativo poi non c'era carne sufficiente per poterla realizzare. Boschi, pascoli e miniere costituivano le tre sorgenti della vita camuna, e legne, bestiami e ferro. Ecco, cito da una fonte dell'epoca, tutti i prodotti di cui si giova nei ricambi, cioè negli scambi commerciali, la Val Camonica per averne sui mercati di Pisogne e di Iseo le granaglie, perché in realtà sotto il profilo della produzione dei cereali, del grano turco, del frumento, ma anche della segale, del farro e compagnia, la Val Camonica era autosufficiente per massimo 6 mesi all'anno e quindi tutto il resto doveva essere importato dall'esterno, scambiato con le ricchezze della valle, che erano appunto il ferro, il legname e gli animali di allevamento, quindi tutti i prodotti che dagli animali di allevamento si potevano ricavare, quindi formaggi, burro, latticini in generale. L'agricoltura, innervata da una miriade di piccoli coltivatori diretti, che era la forza anche della struttura sociale della Val Camonica, non c'era nessun latifondo, ma c'erano tantissimi coltivatori diretti che si trovavano a lavorare magari un terreno grande come questo tavolo, ma comunque voleva dire essere autonomi anche nella gestione della propria piccola azienda. L'agricoltura era incentrata sulla produzione di grano turco, segale, frumento, patate, orzo, canapa e lino, legumi, vino, castagne e gelsi. Fondamentale l'allevamento, con un patrimonio di 20.000 bovini e 35.000 pecore. Il comizio agrario di Breno, fondato nel 1867, promosse miglioramenti tecnici nel comparto, l'acquisto di trebbiatrici ed essiccatoi, l'impianto di un vivaio, il miglioramento del parco zootecnico, l'istituzione di un'associazione apistica e la diminuzione della tassazione dei boschi. L'alimentazione poteva considerarsi generalmente buona. Qui cito un passaggio dell'inchiesta agraria fatta nella seconda metà dell'Ottocento nell'ambito della relazione Iacini, ma la relazione relativa alla Val Camonica venne curata dal professor Giuseppe Sandrini di Ponte di Legno, che fu anche sindaco di quel paese e che ha fatto uno studio, un'analisi molto pertinente di tutta quasi una fotografia molto interessante della realtà camuna dell'epoca. E lui scrive che appunto l'alimentazione poteva considerarsi generalmente buona. I pasti quasi dappertutto e quasi sempre sono 4, colazione, desinare, merenda e cena, e i cibi sono abbastanza sostanziosi. La polenta si usa solamente una volta al giorno e spesso anche non tutti i giorni. C'era qui il problema dell'eccesso in altre zone, dell'eccesso del nutrimento della polenta, che poteva portare anche dei problemi a carattere del fisico. Era molto diffuso il consumo del caffè con il latte, il pane nella parte superiore del circondario è di segale e riesce squisito. Nella parte inferiore si fa con la farina di frumento, ma si mischia quasi sempre con un poco di farina di frumentone. È molto in uso la carne, ma vi predomina quella di maiale. Si fa grande consumo di latticini, così per bevanda come per il cibo. Per quanto si riferisce al vitto, la considerazione finale, può affermarsi che nel circondario di Breno si vive assai meglio che nelle fertili pianure della provincia bresciana, proprio per il fatto che i contadini erano tutti coltivatori diretti e quindi, anche se l'azienda era sottodimensionata e pativa anche delle avversità atmosferiche e le annate negative delle stagioni, tuttavia aveva comunque un'autonomia che garantiva una discreta vita anche per chi viveva in Val Camonica.
A metà secolo l'attività manifatturiera contava su 21 miniere di ferro, erano circa un centinaio agli inizi del secolo, durante l'epoca napoleonica, però il calo era stato notevole, anche se bisogna dire che durante l'epoca napoleonica c'era stato un super sfruttamento, in considerazione del blocco, del blocco continentale frapposto dai paesi alleati contro la Francia, e quindi tutti gli stati soggetti all'impero napoleonico si cercò di sfruttare al massimo tutte le possibilità e vennero messe in funzione anche miniere vecchissime, abbandonate da secoli, non sempre poi con un risultato. 8 altiforni, 43 fucine, 87 segherie, 120 mulini, 15 filande per la trattura della seta, un filatoio per la torcitura del filato, alcune concerie e fornaci da mattone, coppi e calce. Il settore siderurgico, che era stato un po' il settore portante dell'attività manifatturiera della Val Camonica, la Val Camonica era una delle fonti del ferro per il procacciamento del ferro durante l'epoca veneta, vedeva la concentrazione degli opifici nelle mani di pochi imprenditori ormai, perché avevano dovuto organizzarsi dal punto di vista industriale, tra cui la famiglia Corna a Pisogna, che continuò fino in anni recenti a lavorare nelle miniere di Pisogna, e il nome di un grosso industriale che era Giovanni Andrea Gregorini di Vezza, il quale però aveva creato a Lovere una moderna fonderia che poi, passata di mano in mano, è arrivata fino in seguito all'Italsider e poi all'attuale Lucchini, diciamo così, creando una grossa rete di commercializzazione del prodotto finito. Su iniziativa della locale società Serica, negli anni 1874-75 sorse a Breno una grande filanda a vapore che era collocata agli inizi del paese, nella piazza dove oggi c'è il monumento ai caduti delle guerre. Venne appunto costruita negli anni 70 dell'Ottocento, lì lavoravano parecchie centinaia di operai in questa grande filanda. La valle esportava annualmente nel Bresciano in ferramenta, bestiame, formaggi, legnami, frutta, pelli, lana, pietre da macina, gesso e selvaggiume per il valore medio, siamo a metà dell'Ottocento, di circa 3 milioni di lire, e viceversa importava dalla provincia di Brescia in grani, vino, olio, coloniali, formaggi, salumi, saponi, lino, canape, telerie, cotonerie, cordami, lanerie, cuoi lavorati, liquori, medicinali, carta, libri, cera, candele, vetri, chincaglierie, mobili, prodotti di rame e dell'oreficeria per il complessivo valore di 2.400.000 lire, quindi con un saldo attivo, la bilancia, di 600.000 lire. E invece nel Bergamasco, è interessante il paragone al di là del dato delle migliaia di lire, che oggi dice niente perché andrebbe rapportato alla vita quotidiana dell'epoca per essere compreso in termini specifici, invece dice nel Bergamasco, la stessa fonte che cito, nonostante l'aggregazione amministrativa, nonostante quindi la dipendenza che la Val Camonica aveva dalla città di Bergamo, che costituiva un artificiale impulso di scambi, cioè ovvio se il capoluogo era Bergamo si era quasi obbligati a andare per tante cose, anche dal punto di vista burocratico, verso Bergamo. Quindi, nonostante questa forzatura evidente, la Val Camonica esporta nello stesso genere di prodotti il valore annuo di 400.000 lire, quando invece su Brescia esportava 3 milioni di lire. Quindi vedete che c'è un rapporto, una differenza notevole. E importava dalla stessa provincia di Bergamo 100.000 lire soltanto, rispetto ai 2.400.000 che importava dalla provincia di Brescia. Per dire che, nonostante il riferimento della Val Camonica per questi 60 anni circa fosse Bergamo, in realtà poi
la realtà industriale, la realtà economica e la realtà sociale gravitava comunque verso Brescia. Anche perché, aggiunge la stessa fonte, la consistente emigrazione camuna era pressoché tutta volta al bresciano, ove la maggior parte dei facchini, nonché molti venditori di commestibili e fattorini delle botteghe, come gran numero di fantesche, sono forniti dalla Val Camonica. Qui Brescia aveva sostituito in un certo senso Venezia, perché se noi torniamo indietro di 100 anni, durante l'epoca veneta, molti camuni andavano a fare i facchini, le fantesche presso la capitale, che allora era appunto Venezia, lavorando nelle case dei nobili veneziani, e molti di questi che poi diventarono facchini, cuochi e fantesche si recavano a lavorare a Venezia in età di 8, 9, 10 anni, erano già a fare i famigli presso la città lagunare. E oltre, dice, oltre a questa popolazione valligiana che ha in Brescia permanente dimora, avvi tra il bresciano e la valle un'onda perpetua di più migliaia di persone, uomini e donne, che scende e ritorna, muovendo in traccia di campestri lavori, principalmente per la sfrondatura dei gelsi, la spigolatura del frumento e la falciatura dei fieni. Questa è un'antichissima, diciamo così, un antichissimo flusso che si ritrovava anche nei secoli precedenti, cioè molti della Val Camonica, non trovando sussistenza sufficiente, diciamo così, per vivere sui territori della Val Camonica, scendeva nelle aree del bresciano per spigolare le granaglie dopo la raccolta dei proprietari, per dare una mano alle popolazioni del luogo, e poi c'era tutta la parte relativa alle bestie che andavano a svernare in pianura e poi tornando durante l'estate in valle. Quindi c'era questo flusso che significava non solo un movimento, ma significava anche un'interrelazione, una tessitura di rapporti notevole tra i paesi della Val Camonica, soprattutto quelli di alta valle, dove le possibilità economiche erano più ridotte, con i paesi dalla cintura sotto Brescia. Ci sono ci sono migliaia di testimonianze. Vedo qui l'amico Piercarlo Morandi, che ha lavorato anche su alcune carte dell'epoca dell'Archivio di Stato, dove si trovano decine, centinaia di comuni che abitano nei paesi Castrezzato, Travagliato, tutti questi paesi sotto o attorno alla città, proprio per il fatto che scendevano per ragioni di carattere economico e poi a volte magari rimanevano anche allocati direttamente stabilizzati in luogo. La situazione di relativa prosperità della regione fece aumentare la popolazione della Val Camonica, che passò dalle 56.000 unità del censimento del 1861 alle 65.000 del 1901. Tra l'altro, un particolare interessante, i primi censimenti dopo l'unità d'Italia rilevano un tasso di alfabetizzazione della popolazione della Val Camonica maschile, perché si parla sempre ovviamente della popolazione maschile, del 70-75%, quando per converso nei paesi, nei distretti attorno alla città, la stessa percentuale di alfabetizzazione maschile si attesta sul 20-30%. Alfabetizzazione proprio primaria, ecco, i primi rudimenti. Questo deriva anche proprio dalla situazione economica stabile della Val Camonica, cioè la Val Camonica, che era tutto un tessuto di coltivatori diretti, i quali dovevano sapere leggere, scrivere e farti conto per gestire la propria piccola azienda, e questo era uno stimolo anche a un'alfabetizzazione di base, cosa che non succedeva invece nei paesi di Gronda o attorno a Brescia, perché
la popolazione era priva nella stragrande maggioranza di terreni di proprietà, andando a lavorare nei latifondi dei Martinengo, dei Gambara, oppure anche della diocesi o dei grandi monasteri, e quindi non aveva necessità di imparare sostanzialmente a leggere, scrivere e far di conto. Almeno questo era il retaggio che proveniva da questa situazione, da questa organizzazione socio-economica. In Val Camonica nacquero cooperative elettriche e di lavoro, latterie e distillerie sociali, giornali e tipografie, e nel 1872 un istituto di credito messo in piedi grazie al proficuo incontro tra esponenti della vivace borghesia brenese di orientamento laico e personalità di ispirazione cattolica. Si chiamava Banca di Valle Camonica, ha cessato di esistere qualche anno fa ed ha rappresentato veramente, forse anche gioco forza, perché bisognava metterci d'accordo per creare certe situazioni, esponenti del mondo laico zanardelliano con esponenti del mondo cattolico fecero un'unione insieme e produssero appunto delle istituzioni utili al territorio della valle. La necessità evidentemente va anche a sanare certe differenze e certe ottiche di pensiero. E il periodo sarà segnato da un sostenuto movimento migratorio incamminato dapprima verso le miniere di carbone della Sardegna e poi diretto verso i paesi del Nord Europa e le Americhe. Nel richiamato rapporto dell'anno 1800, a cui facevo cenno nella sezione introduttiva, il nostro funzionario Capoferri rilevava che la strada cosiddetta di valle, che principia in Pisogne ed arriva sino a Edolo, dove dividesi andandone un braccio verso la Valtellina e un altro verso il Trentino, si snodava sulla sinistra per 9 miglia da Pisogne sino al ponte di Montecchio, che era uno snodo essenziale nell'ambito delle strade della Val Camonica. Oggi è pedonale, perché giustamente sarebbe improponibile un passaggio su un monumento del genere, ma all'epoca era appunto un nodo importante, perché la strada che veniva da Brescia doveva passare lì e poi passa oltre, e poco dopo al Cristo di Boario, si chiamava la località, accoglieva la strada che da Lovere portava in Val Camonica, cioè la strada che veniva da Bergamo e andava al Tonale si raccordava con quella che veniva da Brescia nella zona di Boario. Poi cammina sulla dritta, passa alla sinistra dopo il corso di 9 miglia al ponte della Madonna di Breno, ripassa a sinistra, si stende per 7 miglia e torna di nuovo a dritta col mezzo del ponte di San Rocco, che è situato appena oltre l'abitato di Capo di Ponte. Tutte località che ci sono ancora, anche se magari oggi con la superstrada, grazie a Dio per chi deve andare oltre, non si percorrono più. La strada dura a dritta soli 3 miglia e poi per il ponte di Cedegolo ripassa alla sinistra e poi, dice qui l'estensore, comincia ad essere alquanto disastrosa e difficile al carreggio dei legni, continuando per 5 miglia sino al ponte di Malonno. Ivi va a destra e torna dopo 3 miglia sulla sinistra sul ponte di Dassa, che è appena nelle vicinanze di Sonico, segue per 2 miglia sulla stessa e torna finalmente a destra per il ponte di Edolo. Ivi, come abbiamo visto prima, si divide, un ramo va in Valtellina e l'altro introduce ai paesi superiori a Edolo e, dice il documento, passa or di qua e or di là rispetto all'olio secondo il comodo, attraverso ponticelli tutti fatti di carpenteria, cioè non c'erano quelli più bassi erano di muratura, gli altri erano tutti di carpenteria, il legno praticamente. Il memoriale che osava infine che una strada che si volesse tenere per la sola destra del fiume, quindi da Lovere, potrebbe stabilirsi appunto partendo da Lovere sino grosso modo a Malegno, tra Malegno e il ponte della Madonna di Breno, e lì la strada era
abbastanza buona, insomma, carreggiabile, oltre diventava in cattivo stato e quindi percorribile con difficoltà. E nel 1801 il già incontrato notaio Bonettini, che era incaricato dal commissariato d'Adda e d'Oglio, aveva effettuato anche lui un'ispezione sulla strada, da noi qui detta Valleriana, anche se poi dopo la Valleriana è diventata di tutto e di più, che andava dal porto di Pisogne ai confini trentini, riscontrando la necessità di interventi urgenti, inutilmente reclamati dai comuni interessati, essendo il percorso in completo disfacimento, snodato tra acquitrini e saliscendi, cunettoni marcescenti e precari attraversamenti a guadi. I cunettoni erano per passare i torrenti più riottosi, diciamo così, e invece molti passaggi erano fatti direttamente sul letto di questi fiumiciattoli. Qui l'unione al Dipartimento del Serio, appunto dal 1801 fino al 59, privilegiò per ovvi motivi la manutenzione straordinaria della direttrice da Lovere al Passo del Tonale, verso il Tirolo e l'Austria, perché era appunto un frammento di un collegamento superiore che portava verso Vienna. E subito l'autore, appena passata la Val Camonica al Dipartimento del Serio, l'autorità dipartimentale aveva dato incarico all'ingegner Giovan Francesco Lucchini, che era un luminare dell'epoca, era un tecnico di fiducia delle costruzioni bergamasche, di effettuare una dettagliata visita al tracciato, riassunta nelle conclusioni in un manipolo di osservazioni alle strade della Val Camonica da Lovere sino a Ponte di Legno sulla destra del fiume Oglio. Analizzando la pessima situazione dal punto di vista generale del comparto, metteva in evidenza che da Volpino a Rogno la carrozzabile risultava piena di acqua, secondo lui, dalla malizia dei direttori di valle lasciatavi introdurre per impedire l'uso di questa strada e rendere più frequentata quella per Pisogne orientata verso Brescia. Ovviamente era una chiosa interessata, perché lui era pagato dal Dipartimento di Bergamo e quindi diceva qui tengono male la strada che va verso Bergamo, preferenziando quella che va verso Brescia, evidentemente appunto per tenere la mano al datore di lavoro. La tratta all'epoca presentava una larghezza anche abbastanza importante, perché era di 4 metri, quando normalmente una strada in Val Camonica, ma anche altrove, credo, andava in media sui 2 metri, l'1,50, 1,80, 2 metri era il massimo che si poteva chiedere a una strada, e poi c'era ogni tanto anche delle piazzole di scambio per consentire appunto il passaggio nei due sensi. E fino a Ponte di Legno era percorribile con calessi e carri, e oltre si doveva procedere con bestie da soma. E nel 1803 il Consiglio Generale del Dipartimento ne avviò un programma di radicale riattamento sotto il controllo del già incontrato delegato Capoferri. Nel 1819 l'ingegnere Angelo Gonzales progettò ulteriori adattamenti, pur mantenendo in essere le cosiddette risvolte del Passo del Tonale, ritenuta la dichiarazione di varie persone dei dintorni che, ab immemorabile, la strada fu sempre praticata sulla costiera del monte, ove ora si trova, che presenta una buona esposizione ed almeno sarà transitabile. Si schivano i pericoli dei vandulli, ovvero delle valanghe, che erano abbastanza frequenti, e si incontra un fondo rocchivo, cioè appoggiato direttamente sulla roccia, ove solidamente si può impiantare la strada. Ad aggravare la situazione, e mi sembra di leggere le cronache degli ultimi mesi, nel mese di agosto del 1825 un violentissimo turbine avvenuto nei dintorni di Rino di Sonico fece crollare dalla montagna una rovina che, avendo ingombrato il torrente detto la Valle di Rabbia, gonfiò e fece straripare il medesimo, per cui trasse seco una immensa quantità di macigni asportati con difficoltà e ingenti spese.
Questo nel 1825, nell'anno di grazia 2023, è successo la stessa cosa, il che, al di là delle mode, sta a significare che forse gli interventi radicali in realtà non sono mai stati fatti, e quindi quel torrente qui, che non per caso si chiama Valle Rabbia, il toponimo dice già tutto, continua a fare danni. Interventi migliorativi si protrassero fino al 1880, quando la strada poté considerarsi ultimata e in discreta efficienza, anche se in certi punti, per superare impetuose acque torrentizie, gli avventurati passeggeri delle carrozze postali dovevano ricorrere alle robuste spalle dei villici del luogo, disposti a traghettarli oltre. Qui c'è un'interrogazione parlamentare intorno al 1875 di un deputato della Valle che sollecita il responsabile del Dicastero dei Lavori Pubblici a intervenire, perché dice lì nella zona Costa Volpino c'è un torrentello che, quando piovono due dita, si ingrossa e anche la carrozza postale non può passare. Cosa si fa allora? La carrozza postale deve fermarsi, far scendere i passeggeri e poi transitare, perché altrimenti sprofondava, e il comune deve mantenere un manipolo di nerboruti, forzuti, villici che, caricandosi sulle spalle i passeggeri, fanno transitare oltre il torrente, e quindi poi li ricaricavano sulla carrozza postale. In un resoconto steso nel 1812, l'ingegnere dipartimentale Vidali faceva notare che, perché la strada nazionale da Sondrio per gli Zappelli d'Aprica a Brescia sia continuativa senza uopo d'imbarco, qui quello che dicevo all'inizio, bisogna che il dipartimento, 1812 lo proponeva, proponga l'esecuzione della tratta che da Pisogne, per la verticale corna dei 30 passi, mette a Marone, lo che sarà uno dei più difficili e arditi progetti in grazia delle circostanze locali. Infatti, per superare la costiera montagnosa del 30 passi, al fine di collegarsi con la strada che da Marone fronteggiava il lago fino a Iseo, non esisteva un tracciato carreggiabile terrestre, e chi giungeva appunto a Pisogne, diretto verso Brescia, era costretto ad imbarcarsi su una delle quattro barche, chiamate appositamente navi corriere, perché svolgevano il servizio appunto di trasporto dei passeggeri, ma anche degli animali, con delle chiatte appositamente organizzate, e anche delle merci, il ferro, le bale di filato e quant'altro. E erano in servizio giornaliero, e poi si poteva affrontare appunto la navigazione sul Sebino. Per ovviare a questo gravoso ostacolo, che rallentava i commerci e le comunicazioni, venne progettato dal perito agrimensore Giacomo Botta, che era un caporale dell'organizzazione degli ingegneri delle pubbliche costruzioni di Bergamo. Tra il 1828 e il 1844, un primo tratto compreso tra il centro di Pisogne e la Valfinale, che era appena prima della corna dei 30 passi, che era il confine, diciamo così, naturale tra Bergamo e Brescia, perché la Valcamonica era con Bergamo all'epoca, no? Di una nuova strada battezzata Ferdinandea in onore dell'imperatore Ferdinando I. Dopo che i comuni della valle avevano indirizzato al viceré del Lombardo-Veneto una supplica per implorare un finanziamento a supporto della prosecuzione dell'opera, nel 1833 l'ingegner Giuseppe Cusi progettò il restante e più impegnativo tracciato fino a Marone, seguendo l'andamento in fregio al lago, il che volle dire fare un'opera di impegnativa non solo dal punto di vista ingegneristico, ma proprio anche dal punto di vista tecnico, per lo scavo anche di gallerie e per ricavare lo spazio sufficiente, anche contendendolo alla roccia a strapiombo, in maniera tale da creare la sede stradale in fregio al lago. E la litoranea, i lavori iniziarono nel 1843 e venne inaugurata
nel 1850, quindi in pochi anni venne completata, che è quella che oggi si fa andando a passeggio o in bicicletta, è stata ripristinata negli anni scorsi, è quella proprio che corre quasi parallela, insomma, prospiciente il lago di Iseo, che è rimasta in funzione del resto fino agli inizi degli anni 60, quando la provincia ha creato le prime gallerie, da cui poi sono venute successivamente tutte le strade di riordino successive fino alla superstrada fatta negli anni 90, grosso modo. Ecco. Nella cornice del programma di riordino del collegamento che da Tresenda in Valtellina conduceva attraverso la Prica, Edolo e Ponte di Legno al Passo del Tonale e a Vermiglio, nel 1849 la Direzione delle Pubbliche Costruzioni del Lombardo-Veneto predispose una campagna di rilievi riguardanti anche quell'intero percorso, e osservando che la diramazione da Edolo alla Prica aveva pendenze anche del 16% e risultava percorribile solo da cavalcature. Nel 1852, con l'ingegner Cesare Parea, che era il responsabile delle pubbliche costruzioni di Bergamo, venne progettata la nuova strada militare da Edolo a San Pietro da Prica e poi oltre. E nella sezione interna all'abitato edolese, studiata nel 1856 dall'ingegner Carlo Porro, presentava un itinerario che, dismesso il vecchio ponte sul fiume Oglio nella frazione di Mu, che esiste ancora, basta inerpicarsi lungo la frazione sulla destra per chi sale, e poi salire, c'è ancora, ma è pedonale, imboccava invece un ponte realizzato più in basso, che è quello che attualmente si percorre, realizzato intorno al 1840, e poi costeggiava il piazzale, quel grande piazzale che oggi è un po' un parcheggio e così, che era adibito ad area di mercato per il paese di Edolo. La traversa passante in mezzo a Edolo venne ultimata nel 1857 con la costruzione di una galleria in direzione del Tonale. Sembra, almeno lo è da 20, 25, 30 anni, sembra che questa galleria debba essere dismessa, perché è quella galleria che rappresenta una strozzatura evidente per chi arriva a Edolo e vuole proseguire per il Tonale, vuole andare a sciare o andare a Santa Polonia in Trentino, perché oggettivamente è ancora, diciamo così, rappresenta quella sezione che aveva quando è stata realizzata, quindi nel 1857 andava benissimo all'epoca e scioglieva un nodo stradale importante. Oggi purtroppo è andata anche lei fuori moda, e sembra almeno che adesso, nel giro di qualche anno, tra virgolette, se ne possa decretare il definitivo pensionamento, almeno per quanto riguarda la viabilità di più lungo scorrimento. E il tragitto sino alla Prica venne aperto al transito nel 1860, quindi in pochi anni la viabilità della Val Camonica ebbe un miglioramento notevole, cioè venne sistemato la parte che andava verso il Tonale, col miglioramento delle cosiddette risvolte, creata la strada del lago, che era da secoli un'interruzione per il passaggio terrestre verso Brescia, e fatta poi tutta la diramazione verso la Valtellina, voleva dire togliere, almeno per l'epoca, la Val Camonica da un relativo isolamento. Nella seconda metà del secolo, e mi avvicino alla conclusione, secolo 800, prese corpo anche nel bresciano la diffusione delle strade ferrate. La linea Brescia-Iseo, la cui costruzione venne promossa nel 1872, fu inaugurata nell'85. Però già nel 72 era nato un comitato di amministratori camuri incaricato di procurarne l'estensione alla valle. Poi purtroppo le solite lungaggini e le ristrettezze di bilancio determinarono anche i tempi molto più dilatati. E negli anni seguenti furono prodotti ben 14 studi interessanti la linea. Cioè, il solito sistema un po' nostro, che
bisogna sempre impastare, ma poi dopo rimpastare, poi reimpastare finché gli anni passano e ovviamente anche le spese salgono, si moltiplicano e poi dopo i conti che erano stati fatti 20 anni prima si riscontrano, è evidente, no? Che non sono più sufficienti per finanziare l'opera pensata all'epoca. Finalmente poi l'ufficio tecnico provinciale rielabora tutte queste proposte, presenta un progetto di massima che solo nel 1904, quindi dal 72, quando c'era stata la prima proposta, sono passati più di 30 anni, viene firmata una convenzione tra la Deputazione Provinciale di Brescia e la Società Nazionale di Ferrovie e Tranvie, che è la società che ha gestito per un centinaio d'anni quasi la linea della Val Camonica, per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Iseo-Breno-Aedro, che poi è stata inaugurata nel 1909. Quindi in realtà poi, quando si comincia, la fase di realizzazione richiede tempi anche abbastanza umani, perché è cominciata nel 1904, si conclude nel 9, però se non si comincia mai non si conclude. Nel frattempo era nata anche l'idea di posare una tranvia da Lovere a Corna di Darfo e poi a Cividate. Nel 1895 venne costituita un'apposita società e venne anche posata un'infrastruttura, vennero messi dei binari per un tram che funzionò fino al 1919, quando la concorrenza con la strada ferrata diventò insopportabile. Tra l'altro un elemento che può mettere in gioco ancora la questione Bergamo-Brescia: agli inizi del Novecento venne studiato anche un itinerario di una funicolare per collegare il paese di Cogno, dove all'epoca esisteva un grosso stabilimento di cotone della ditta Turati Olcese, che poi è stato dismesso per varie vicende negli anni 80-90, per collegare quindi il fondovalle Cogno con l'altopiano di Borno, con una funicolare che doveva arrivare fino sotto il convento dell'Annunciata. Non so se voi avete presente, un tiro di 500-600 metri linea d'aria, però era stata studiata questo percorso, questa funicolare, che doveva poi andare a svilupparsi attraverso un tram che andava fino in Val di Scalve. Venne fatto il progetto e il progetto venne studiato e reso esecutivo dall'ingegner di cui adesso ha Ferretti, Alessandro Ferretti, che è quello che ha progettato la funicolare di Bergamo, che funziona ancora egregiamente, oltre a tutta una serie di altre funicolari sparse per l'Italia, tra cui quella di Orvieto, che pure funziona. E poi, per ragioni varie di finanziamento, perché l'idea viene a essere messa in piedi nel 1909, ovviamente passa del tempo per renderla esecutiva, fare tutte le attività di cantiere. Purtroppo arriva la guerra e la guerra fa piazza pulita, diciamo così, manda al macero tutta una serie di progetti, tra cui questo, che era un collegamento minore. Però voi pensate che c'era un progetto esecutivo per portare la ferrovia da Edolo fino a Ponte di Legno e poi, in ipotesi, avrebbe potuto collegarsi con le ferrovie del Trentino. E poi un altro progetto che era andato oltre la fase esecutiva, perché si era già in fase di appalto, per portare la ferrovia da Edolo fino a Tirano. E quindi questo voleva dire collegarsi con le ferrovie retiche, con St. Moritz e compagnia bella. Poi dopo sono venuti tutta una serie di altri progetti, il traforo del Mortirolo, l'autostrada della Val Camonica e così via, ma molti anche fuori tempo massimo, e poi sono rimasti tutti sulla carta. Comunque all'epoca, se non ci fosse stata di mezzo la guerra, probabilmente alcuni di questi progetti li potremmo percorrere anche noi. Grazie della vostra attenzione, spero di non avervi stancato. E non so se avete domande da fare. Prego.
Sì. Sì. Oggi questo problema è stato risolto, quindi a questo punto si potrebbe già cominciare a pensare che quel comune di Costa Volpino, dove c'è il 40 minuti, per andare a Brescia, per andare a Brescia ci vediamo un po' di cittadini, perché non hanno mai la posta. Sì. E quindi forse è stato di staccarsi con le voci di Brescia, andare su quella di Brescia, perché loro hanno stato a pensare a un problema. Mentre una volta passata si diventa un teclato di voi. Certo. Sì, è così. Allora, per quanto riguarda la prima osservazione, purtroppo la storia non è considerata, nel senso che se venisse minimamente studiata con attenzione, forse certe scelte non verrebbero fatte. Dopo alcune scelte, alcune situazioni sono dettate anche, non so, dalla necessità, dal progresso, ci puoi trovare tutte le scusanti che uno vuole. Però chiaramente viene un'alluvione nel 1600, fa un danno abbastanza relativo. Viene oggi, con tutto quello che c'è nell'area, pertinente al torrente magari, crea dei danni di miliardi, ma quello è evidente. Questo non ha niente a che vedere né con i cosiddetti cambiamenti climatici né con quant'altro. Questa è proprio come dire, la disattenzione, l'imperizia, non so, di chi deve fare certe scelte, ma anche dei cittadini comuni che preferiscono chiudere gli occhi e sperare sempre nella buona stella, ma purtroppo qualche volta non basta. E ho voluto sottolineare proprio anch'io la questione delle strade, perché le strade, la mancanza o la presenza delle strade ha determinato e potrebbe determinare anche in futuro anche un diverso assetto dal punto di vista amministrativo, territoriale e civile. Cioè, se tu crei una strada è chiaro che crei anche un interesse, crei un bacino economico attorno e sviluppi anche delle autonomie, un tessuto amministrativo che può determinare un diverso assetto proprio sotto il profilo dei poteri locali periferici. Questo è pacifico, e per la Val Camonica ha significato questo, cioè la mancanza di una strada, di un collegamento terrestre carreggiabile agli inizi dell'Ottocento,
che era un requisito previsto dalle norme dell'epoca, ha fatto sì che, grazie anche forse alle mene di qualche politico dell'epoca che aveva degli interessi più su Bergamo che con Brescia, ha fatto sì che la valle fosse spostata con Bergamo, anziché rimanere con Brescia, dove per secoli era stata depositata, insomma, ecco, e dove rimaneva anche sotto il profilo dell'attività ecclesiastica, appunto, con la diocesi. Non so, io spero di essere di aver interessato, diciamo così, con qualche, cioè il titolo che mi era stato dato, che in un certo senso avevo scelto anch'io, cioè la Val Camonica dell'Ottocento, beh, potevamo cominciare adesso e andare avanti fino a domani mattina, no? Perché i termini sono... Però mi è sembrato interessante collocare la Val Camonica in questo ripalleggiamento tra Brescia e Bergamo, quindi dare conto di come è stata la situazione appunto dei poteri periferici territoriali in questo secolo, quindi con questo passaggio a Bergamo e poi questo ritorno con Brescia, con la diversa struttura anche del potere. Una nota relativa all'economia, no? Come quali erano le possibilità economiche della valle, di questo territorio, e poi una sintesi, perché anche lì potremmo star qui per molto tempo, una sintesi di qual è stato lo sviluppo della rete viaria e successivamente ferroviaria della Val Camonica, sottolineando anche quegli aspetti che sono andati ad interagire poi anche con le scelte di carattere politico, tra virgolette, perché politico-amministrativo, dei governanti dell'epoca. Quindi spero di non aver dato qualche notizia utile a voi che avete voluto.